Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Renzi è da settembre che teorizza un rimpasto. Beh, a lui interessa attualmente che il governo non cada. Lui che voleva prendere il posto di Zingaretti, vuole essere il leader del centro-sinistra, il candidato premier, e il Giuseppi a lui gli sta un po' qua. Voleva prima farlo fuori. Rimpasto, mandiamolo via, speriamo che cada, adesso lo facciamo cadere, lo presso e cade, ma il conte pressato non cade mai. Ha sbagliato persona, Conte è più forte di quello che si immaginava, non demorde per nessuna ragione. Poi ha cambiato, Conte va bene perché i suoi sondaggi lo danno, cioè i suoi sondaggi lo danno intorno al 3% e potrebbe, in caso di caduta del governo, non farcela a rientrare in politica e sarebbe tagliato fuori per 5 anni. Potrebbe essere la fine politica di Renzi, come tanti partiti ed esponenti politici scissionisti che poi sono spariti. Ma questa sua idea del rimpasto, che adesso è per avere qualche ministro in più, ma non più per far cadere il governo, magari nel rimpasto se Conte andasse via, per lui sarebbe comunque una gioia, si sarebbe tolto dalle scatole un competitor. Ma Zingaretti è mezzo PD, è da un mese e mezzo che cominciano a vedere Renzi e le sue teorie del rimpasto in maniera interessante. Non dispiace neanche a Gigino Di Maio. Beh, continua ad essere estremamente però complicata questa mossa del rimpasto. Somiglia a quegli appuntamenti segnati sull'agenda che poi per un motivo o per l'altro vengono sempre rinviati. Sapete che l'agenda uno scrive una cosa, poi non la fa, cambia pagina, la riscrive, non la fa, la cambia pagina, la riscrive e vai avanti così per magari mesi e mesi. Anch'io qua nella mia agenda ci sono cose che non ho voglia di fare e continuo a rimandarle, a scriverle poi nel giorno successivo. E poi, come si fa a convincere un ministro a lasciare la poltrona facendogli capire che è un incapace? Ti cambio perché ci siamo resi conto che non sei capace a fare il tuo lavoro. Tradotto, sei un incapace. Le sostituzioni ad personam sono venute in più di 70 anni di Repubblica o a seguito di una vicenda giudiziaria, quindi diciamo che i ministri si sono cambiati per scandali giudiziari, problemi con la giustizia, per cose che non lasciavano altra opzione che le dimissioni. Scandali di case comprate a insaputa, case comprate senza che uno se ne rendesse conto, regali. E allora lì il ministro viene cambiato, ma cambiare il ministro, fare un rimpasto e prendere 4 ministri e dire questi qui sono veramente degli incapaci, ne mettiamone un'altra, è abbastanza complicato. Per cui la strada maestra per rinnovare il governo è l'apertura di una crisi, l'apertura di una crisi di governo, come dice Sergio Mattarella, il capo dello Stato. Ma ci vuole coraggio, determinazione per aprire la crisi. Renzi è capace, lui stesso dice: io ho coraggio da vendere, non vi preoccupate, ci parlo io con Conte di fare il rimpasto, perché se non lo vuole fare poi si passa dal Parlamento. Ma molti dicono che alla fine questa richiesta e questa apertura di una crisi che necessita di coraggio, questo coraggio Zingaretti non ce l'ha, questo carattere forte non lo avrebbe per mettersi e creare una crisi di governo. Bisogna fare una crisi, Renzi lo sa, no? Beh, diciamo che l'unico modo per avere un chiarimento, una visione sul futuro del paese è quello proprio di aprire una crisi, innescarla. Come però? Come si può fare una crisi senza essere additati personalmente per averla creata? Beh, ci sono dei
dei modi. Ipotizzano, c'è qualcuno che ipotizza una soluzione. Visto che i numeri non ci sono al Senato la maggioranza non è maggioranza, è minoranza. Minoranza rispetto al numero legale, diciamo così. La maggioranza può essere maggioranza relativa di volta in volta. Sono praticamente di più quelli che votano per la maggioranza di quelli che votano per l'opposizione. La maggioranza relativa, la maggioranza dei presenti, ecco. La maggioranza relativa è la maggioranza dei presenti. La maggioranza assoluta è la metà dei seggi al Senato più uno, cioè 161. Questi seggi il governo non ce li ha. E allora qualcuno ha avuto una idea che potrebbe materializzarsi in questo modo che adesso vi posso raccontare. Dice così. Visto che in questa maggioranza i numeri sono ballerini, i ministri poi se vengono sostituiti diventano subito dei malpancisti sul filo dell'opposizione, no? Mi hai cambiato, mi reputi incapace. Tipo Toninelli che dice: io sono il miglior ministro della storia della Repubblica. Beh, insomma, e beh, lui è convinto, e cosa dobbiamo fare? Contento lui, scontenti tutti, non possiamo dire contenti tutti. E così con la crisi, invece, osserva, il forzista Alessandro Cattaneo costringe anche noi ad andare a vedere cosa succede, ad esporci, visto che il Premier è riottoso a un rimpasto. Cosa dice Giacomo Portas, renziano? Sentite questo. Se Conte non intende ragioni, non vuole fare il rimpasto, dice lo mandi sotto una, due volte in aula e così deve andare a dare le dimissioni perché è impossibilitato a governare. Lo mandi sotto una o due volte in aula, cioè alcuni senatori si mettono d'accordo, no? C'è un vantaggio di 3 voti, in 4 votiamo contro, ci asteniamo, usciamo, facciamo qualcosa, la maggioranza va sotto. Una volta Conte dice: ma insomma, è capitato, forse c'era qualcuno in bagno, c'è qualcuno che non gli è partita la macchina, è qualcuno che ha avuto qualche problema, che non è venuto a votare, è un incidente, adesso rifacciamo la votazione. Votazione successiva, di nuovo non ha i numeri. A quel punto Conte dovrebbe andare da Mattarella e dire: a questo punto rassegno le dimissioni per l'impossibilità di andare avanti. Quindi le soluzioni le stanno pensando tutte per mandare via il Giuseppi e per cambiare quella compagine di ministri per caso che sono nel governo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.